Così marciammo nel 1935 per l'anniversario del nazismo. Sono passati 24 anni da quel giorno memorabile per i destini del popolo tedesco. Memorabile perché fu allora che andò in vigore la legge razziale che tanti dolori era destinata a causare all'umanità. Ma noi pensavamo solo quel giorno che si sfilava in parata per celebrare l'anniversario di un impero che doveva durare 1000 anni. E il nostro cuore era gonfio d'orgoglio. E marciammo. 1000 anni doveva durare il nostro impero, e invece non ne durò che 10. Ecco Norimberga nel 45, la culla del partito nazista. Le truppe americane sono nella città. L'impero di Hitler non è più. E quale eredità ci aveva lasciato il folle sogno del dittatore? Disperazione e distruzione. A Berlino, ad Amburgo, in Germania come in tutta l'Europa. Uomini e donne che erano stati un tempo felici e che avrebbero solo voluto lavorare e vivere in pace, eccoli qui, senza patria, senza casa, senza molti dei loro cari a cui aveva chiuso gli occhi per sempre il sonno della morte. E la tremenda coscienza di tutto quello che a nostra insaputa era successo dietro le quinte. Atrocità delle quali ci sentimmo involontari responsabili. Milioni di tedeschi si chiesero, perché tanti orrori? E ancora, fu nostra la colpa. Tante angosciose domande, solo un processo al regime nazista come fu quello di Norimberga poteva dare una risposta esauriente. Il tribunale è formato da giudici delle potenze vincitrici, ma essi rappresenteranno tutti gli uomini della terra in questo atto supremo di giustizia. Erano stati decisi a Yalta in Crimea negli ultimi mesi di guerra i destini della Germania. A Yalta erano convenuti in quella storica occasione i tre grandi, il primo ministro britannico Winston Churchill, Giuseppe Stalin e il presidente Roosevelt. E fu allora che stabilirono di dividere la Germania in 4 zone e di portare davanti a un tribunale internazionale i maggiori responsabili della guerra. Fu questo il punto sul quale i tre grandi si trovarono immediatamente d'accordo. Il primo responsabile del regime, Hitler, si sottrasse però alla giustizia degli uomini suicidandosi nel rifugio che era diventato negli ultimi tempi il suo quartier generale, a Berlino. Il suo portavoce Goebbels fece lo stesso, egoisticamente imponendo uguale sacrificio alla moglie e ai figli. In mezzo vedete qui Martin Bormann, il braccio destro del Führer, scomparso misteriosamente ma con ogni probabilità anche lui morto. Anche il capo delle SS, Himmler, sulla cui coscienza gravava la morte di milioni di uomini, preferì non affrontare il processo e si suicidò, quando era già stato catturato dalle autorità militari britanniche. Come Robert Ley, capo del fronte del lavoro, che si impiccò nella prigione di Norimberga. Il ministro Göring, invece, non ebbe paura di affrontare il giudizio. Egli si consegnò agli americani portando con sé 10 autocarri sovraccarichi di bauli e un immane bagaglio di tracotanza e di illusioni. Nella sua enorme prosopopea credeva ancora di essere un eroe da leggenda e di rappresentare qualche cosa di grande. Gli imputati vennero ricercati e arrestati dovunque si trovassero, tra questi il commissario per l'Olanda Arthur Seyss-Inquart. Il vice cancelliere di Hitler von Papen fu catturato nel suo chalet di caccia. Il ministro degli esteri del Reich von Ribbentrop venne arrestato in casa di una sua amica ad Amburgo. E così il grande ammiraglio Dönitz, il ministro delle munizioni Albert Speer e il generale Alfred Jodl. Dönitz era il successore designato di Hitler e ne fu effettivamente il successore per pochi giorni. Ma non tutti gli imputati furono trovati, molti riuscirono a far perdere le proprie tracce rifugiandosi nell'enorme numero dei prigionieri di guerra. Vi fu poi uno degli accusati a cui venne volutamente risparmiato l'arresto, Gustav Krupp, il re dei cannoni, l'esponente maggiore di quell'industria che aveva reso possibile il riarmo tedesco. Qui lo vediamo con Hitler, nel periodo in cui questi, strappato il trattato di Versailles, incominciava a preparare la guerra. Ma quando ebbe inizio il processo, egli era oramai così gravemente ammalato che non era umanamente possibile imprigionarlo. Fu il figlio a prendere il posto del padre sul banco degli accusati. Nel novembre del 45 ebbero termine i preparativi per quello che doveva essere il più clamoroso processo del secolo.
Nelle celle di Norimberga, 21 imputati attendevano il giudizio dei rappresentanti di quegli uomini a cui tante calamità avevano procurato. Eccoci nell'aula. Questa è la prima seduta. Ed ecco qui il banco degli accusati. Konstantin von Neurath, protettore della Boemia e della Moravia. Streicher, lo sterminatore degli ebrei. Ed ecco già seduti Dönitz, il grande ammiraglio Reeder, e il capo della gioventù hitleriana von Schirach. Questo è Rosenberg, filosofo del regime e ministro del Reich per le regioni orientali occupate. Il presidente della Banca del Reich e ministro del tesoro, Walter Funk. Von Papen, Jodl. Wilhelm Keitel, capo di stato maggiore dell'esercito. Fritz Sauckel, sovrintendente alla manodopera straniera. Il capo della Gestapo, il celebre Kaltenbrunner. Von Ribbentrop. E a sinistra, nella sua divisa grigia, Hermann Göring. Ed ecco che entra Rudolf Hess, il rappresentante folle di un folle capo. E guardate Göring. Chissà se ancora adesso egli immagina di essere una figura da leggenda mentre si avvicina al banco degli imputati. Ecco Frick, il ministro degli interni. E questi sono gli interpreti che tradurranno nelle quattro lingue tutto quanto verrà detto nell'aula nei prossimi 10 mesi. 4 sono i capi d'accusa contro gli imputati. Primo, cospirazione contro la pace. Secondo, preparazione e condotta di una guerra d'aggressione. Terzo, crimini di guerra. Quarto, delitti contro l'umanità. Entra la corte. Ecco i giudici americani, inglesi, francesi e russi che dovranno giudicare fatti che non hanno mai avuto precedenti nella storia. Essi sono consapevoli dell'enorme responsabilità che li aspetta e del precedente che la loro sentenza costituirà per i secoli a venire. Il presidente del tribunale, Lorenz, dichiara aperta la seduta e incominciano senz'altro le formalità. L'interesse di tutto il mondo seguirà le fasi del processo che dovrà rappresentare il punto fermo dopo una delle più travagliate epoche dell'umanità. Anche il popolo tedesco ha i suoi rappresentanti fra i 400 giornalisti di tutto il mondo autorizzati ad assistere al gigantesco procedimento penale dalla galleria dell'aula. Viene chiesto singolarmente a tutti gli imputati se si dichiarino colpevoli o innocenti. Göring si prepara a pronunciare un lungo discorso, ma viene subito interrotto. Avrà dopo tutto il tempo che vorrà per le dichiarazioni circostanziate. Ora basta che si dichiari colpevole o non colpevole. Rudolf Hess. Nein. Joachim von Ribbentrop. Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Franz von Papen. Ich kenne mich keinesfalls schuldig. Polizia segreta, due organizzazioni che subito dopo l'usurpazione del potere da parte di Hitler incominciarono a spargere il terrore su tutto il territorio tedesco, ma Göring ne sostiene ancora l'opportunità. Nannte ich sie Staatspolizei, geheime Staatspolizei. Der Auftrag war zunächst so rasch wie möglich. La polizia segreta assicurava la sicurezza dello Stato. Si chiamava polizia di Stato, o meglio polizia segreta di Stato, e serviva ad eliminare qualsiasi minaccia da parte delle sinistre. Quando si tirino le somme e si consideri la portata storica degli avvenimenti, la rivoluzione nazista è stata una delle meno sanguinose e delle più ordinate. Io personalmente ho a suo tempo provveduto a far aiutare finanziariamente molte famiglie di internati. Parla adesso il testimone Hans Gisevius, ispettore nel 33 a Berlino nella Polizia di Stato. Erano appena 2 giorni che ero entrato nella Polizia di Stato, quando purtroppo mi convinsi che essa serviva solo a giustificare le più inaudite violenze. Perché il suo compito non era affatto reprimere oppure prevenire le violazioni alle leggi dello Stato per il benessere dei cittadini.
Essa serviva invece solo a proteggere i colpevoli quando agivano nell'interesse del partito nazista. E perciò invece di arrestare i responsabili, si arrestavano senza neanche dir loro le ragioni, proprio quelli che ricorrevano a noi per chiedere protezione contro i sopraffattori. E i campi di concentramento si riempivano. Va a fuoco il Reichstag e Hitler sostiene che l'incendio è un atto di sabotaggio dei suoi avversari politici. L'opposizione rimane interdetta, ma il processo che ne segue si risolve in una sconfitta per il governo. L'imputato, un certo Dimitrov, viene riconosciuto innocente ed assolto. Marciano le camicie brune, ma già nel 34 Hitler e Göring si sbarazzano della vecchia guardia che poteva frenare la loro ascesa. È la rivoluzione che divora i propri figli. Ecco le parole che disse prima di essere ucciso il capo di stato maggiore delle camicie brune, Ernst Röhm, che qui vediamo dietro a Hitler. È la sua voce. La Germania vivrà, anche se noi dobbiamo morire. Colpo di stato a Vienna. Le SA e le SS preparano l'annessione dell'Austria. Il cancelliere Dollfuss viene ucciso dai ribelli. Seyss Inquart così tentò di giustificare il colpo di stato al processo di Norimberga. Io ho sempre voluto l'unificazione di tutti i tedeschi, indipendentemente dalla forma di governo in Germania. 4 anni dopo spariva l'Austria dalla carta geografica, essa diventava la marca occidentale. Così Göring poté andare in Austria a godersi un altro trionfo. Göring era anche ministro dell'aviazione del Reich e comandante in capo della Luftwaffe, da lui ritenuta invincibile. Aveva comandato una celebre squadriglia da caccia nella prima guerra mondiale e aveva effettivamente meritato un certo numero di decorazioni e perciò si credeva depositario di tutte le tradizioni di eroismo del popolo tedesco. In Germania andava a caccia di titoli, in Polonia di lupi. Ma in fondo era un ingenuo, non fu mai coerente nel suo comportamento. Sotto il peso schiacciante delle prove, invocò quell'obiettività di giudizio che aveva tante volte calpestato quando era in auge e quella libertà che aveva contribuito a soffocare nel sangue. Hat in ihren Schlussplädoyers die Verteidigung und ihre Beweisführung als völlig wertlos behandelt. L'accusa, nelle sue conclusioni finali, ha considerato le prove portate dalla difesa come completamente prive di valore. Le dichiarazioni fatte sotto giuramento dagli imputati sono state considerate veritiere al 100% solo se potevano servire ad appoggiare le accuse. Sono state invece considerate completamente false quando le controbattevano. Questa è una giustizia assolutamente primitiva. Primitiva? Era forse migliore e più serena la giustizia dei tribunali nazisti? Ecco un brano del processo a carico dei responsabili dell'attentato a Hitler compiuto il 20 luglio del 44. Anche senza capire le parole è chiaro che non può essere questo il tono di un giudice a cui stiano a cuore la verità e la giustizia. Questo è il tono dell'ira, dell'odio, della vendetta, cose tutte per le quali la verità non è affatto indispensabile. Ja, ulkisch.
wichtig wohl der Kampfzivilanwalt da gewesen sein muss, dass Sie gehabt haben, dass Sie nicht mal Anwalt, sondern nicht mal Soldat geworden sind mit dem Alter. L'imputato sapeva ormai che non c'era speranza per lui e ascoltava rassegnato la lunga violenta filippica del giudice, augurandosi che tutto finisse al più presto. Ben diverso era lo stato d'animo di Göring al processo di Norimberga, a quanto pare. Evidentemente sapeva che qui gli sarebbe stato almeno permesso di difendersi. Ecco seduto vicino a Göring l'uomo di fiducia di Hitler, Rudolf Hess. In moltissime occasioni aveva rappresentato il partito nazista, come qui a Monaco, alla celebrazione dell'anniversario dell'ascesa al potere di Hitler. Il compito di deporre corone sui sacrari sembra che non lo soddisfacesse. Poco prima della campagna di Russia volle tentare un grosso colpo politico e, partito solo con un aereo da Augsburg, si lanciò con il paracadute in una località della Scozia. Eccolo qui, fotografato subito dopo il fortunoso atterraggio. Ed ecco qui i resti dell'aereo. Il suo scopo era convincere gli inglesi che ormai avevano perso la guerra. Fallita la missione, Hitler non poté far altro che sconfessarlo come demente. Hess si immedesimò tanto nella parte che la continuò anche a Norimberga. Mandava continuamente al medico della prigione strani biglietti. Dottore, mi danno tante uova e io non le posso mangiare. Non potrei avere del pane in cambio, anche se è nero? Parla confusamente, espone i concetti senza riuscire a concatenarli. Ecco, giudicate voi stessi. Einige meiner Kameraden hier können bestätigen, dass ich bereits zu Beginn des Prozesses Folgendes voraussagte. I miei camerati possono testimoniare che io avevo predetto, fin dall'inizio del processo, tutto quello che sta succedendo. Io avevo detto, prima di tutto saranno portati testimoni che anche sotto giuramento affermeranno il falso. Essi però potranno sembrare veritieri per le condizioni psichiche anormali alle quali saranno stati portati gli imputati con mezzi a noi sconosciuti. E perciò si comporteranno come si comportano. Anzi, adesso mi ricordo quello che mi capitò in Inghilterra. Non mi fu possibile là ottenere gli atti del processo come non mi è possibile adesso. Ich wurde an diese Vorgänge aus einem bestimmten Anlass in England erinnert. Es war mir nicht möglich, dort die Berichte aus den damaligen Prozessen noch einmal zu bekommen, so wenig wie hier. Zwischenfügen möchte ich noch. Vorrei ora dire qualche cosa circa il mio giuramento. Ich bin kein kirchlicher Mensch. Ich habe kein inneres Verhältnis zu den Kirchen. Aber ich bin ein tief religiöser. Io non sono un uomo di religione e con la religione non ho mai avuto niente a che fare. Però mi sento profondamente religioso e sono convinto che la mia fede è maggiore di quella di molti uomini. E chiedo perciò a questo tribunale di credere a quello che dirò sotto giuramento. Im Frühjahr 1942 trat bei mir. Il presidente lo interrompe. I must draw the attention of the defendant, yes, to the fact that he has already spoken for 20 minutes. Faccio presente alla difesa che a questo punto del dibattito non è possibile consentire ancora agli imputati dichiarazioni così lunghe. Questo perché è necessario sentire tutti gli imputati. Il tribunale può solo giudicare in base a fatti concreti. The tribunal therefore hopes that the defendant Hess will conclude his speech.
1935. Hitler infrange il trattato di Versaglia e occupa la zona demilitarizzata della Renania. Tre anni dopo. I Sudeti, la Cecoslovacchia. Tutte le garanzie, tutte le promesse sono dimenticate e le truppe di Hitler entrano in Cecoslovacchia e a Praga. Per i territori occupati della Boemia e della Moravia viene nominato protettore del Reich Konstantin von Neurath. Ed ecco come von Neurath cercò di discolparsi a Norimberga. Das ja rassisch gesehen, wenn man von diesem unerfreulichen Ausdruck benutzen will. Se non vogliamo parlare di razza, dobbiamo però riconoscere che in Cecoslovacchia vivevano molti elementi tedeschi. Right. Well now, just turn over. Le mosse di Hitler si succedevano con ritmo incalzante e aspettava von Ribbentrop, nella sua funzione di ministro degli esteri, prepararle. Da Mosca egli tornò col prezioso bagaglio di un trattato d'amicizia che doveva servire, come servì in seguito, a sopraffare la Polonia. Per rafforzare questa improvvisata amicizia, il ministro degli esteri sovietico Molotov viene a Berlino, dove è ricevuto con onori e fasto eccezionali. Ma sotto l'apparente cordialità, nazionalsocialisti e comunisti non potevano rimanere che nemici. Fin dal 1923 Hitler aveva manifestato nel suo celebre libro Mein Kampf i propositi di espansione verso Oriente. E nel 1937 espose infatti ai suoi generali un progetto di invasione della Russia. Queste sono sue parole testuali. I trattati si rispettano solo finché servono. Con magnifica messa in scena, Ribbentrop accolse a Berlino i suoi colleghi degli altri paesi dell'asse, il conte Ciano, ministro degli esteri italiano, e il suo collega giapponese Matsuoka. Risultò evidente più tardi quanto von Ribbentrop sapesse mettere a profitto personale la sua carica di ministro degli esteri. Gli alleati trovarono nel suo castello in Austria barre d'oro e d'argento, oltre a una grande quantità di opere d'arte provenienti dai paesi occupati, cose tutte delle quali era evidentemente appassionato collezionista. La difesa della sua politica estera al processo non si può dire che sia stata molto geniale. Das Entscheidende war die englische Garantie für Polen. Tutto quello che è successo è dipeso dalla garanzia inglese alla Polonia. Da quel momento, data la mentalità dei polacchi, ogni trattativa con loro per tentare un accordo fu impossibile. E fu così che Hitler, il 1 settembre del 1939, annunciò al Reichstag l'inizio della guerra contro la Polonia, l'inizio dell'immane tragedia che doveva travolgere il mondo. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und seit Polen. Ma contemporaneamente alle truppe di Hitler si misero in marcia le truppe di Stalin dai confini orientali della Polonia. E allora fu chiaro il contenuto delle clausole segrete dell'intesa di Mosca. Sei anni dopo il documento venne presentato al tribunale dal difensore dottor Seidl. Esso porta la firma di Ribbentrop, ma anche quella di Molotov. È un momento imbarazzante per il giudice sovietico al tribunale di Norimberga. L'atmosfera si fa molto tesa, ma il tribunale decide di non considerare valido il documento. Al dottor Seidl non resta altro che esprimere il suo disappunto. Se il tribunale ritiene che l'argomento sia esaurito, rinuncio alla domanda.
la guerra intanto si estende. La Norvegia e la Danimarca sono attaccate e occupate. E non era che il principio questo. Presto tutta l'Europa sarà in fiamme. Vengono occupati il Lussemburgo, il Belgio e l'Olanda. La Luftwaffe distrugge una gran parte delle case di Rotterdam. Il maresciallo Kesselring a Norimberga tenta di spiegare questa spietata e inutile guerra aerea come un errore dovuto al cattivo funzionamento delle comunicazioni. Ich habe keine Meldung in Erinnerung, dass der Bombenangriff nicht mehr dem Ablauf der taktischen Lage entspricht. Non ricordo che mi sia pervenuto alcun ordine circa la necessità tattica di questo bombardamento. Il bombardamento è avvenuto quando erano già avviate le trattative per la capitolazione. Come ho già detto altre volte, al nostro comando non era pervenuta alcuna notizia in proposito, né le formazioni in volo ebbero comunicazioni da terra. Auch der Verband über Rotterdam hat keine Bodenmitteilung aufgenommen. Divisioni corazzate e Stuka stravolgono le difese della Francia. Popolazioni fuggono terrorizzate, milioni di profughi ingombrano le strade. Ma il trionfo della politica forte di Hitler è consacrato dalla parata militare a Parigi, ai Champs-Élysées. E ancora parate militari, non soltanto a Parigi, ma anche in Germania, a Berlino. Fuga oratoria del ministro della propaganda conquista i tedeschi. Abbiamo vinto, se la guerra non è ancora finita, va per finire. E invece, subito dopo, le forze dell'Asse invadono i Balcani. Anche la Jugoslavia viene occupata. E anche l'acropoli di Atene subisce l'affronto dei bombardamenti. E ora le sabbie dell'Africa si arrossano di altro sangue. Sono gli italiani qui che sostengono lo sforzo maggiore. Un'epica avanzata italo-tedesca verso Suez fa pensare che stavolta la vittoria sia davvero vicina. La figura di Rommel giganteggia, ma anche lui cadrà presto in disgrazia e sarà costretto da Hitler a suicidarsi. Hitler ha perso ogni controllo ormai. Che aveva detto prima di incominciare la guerra? Noi non abbiamo altre rivendicazioni territoriali in Europa. Adesso abbiamo capito che cosa voleva significare e sentite quello che dice Ribbentrop a Norimberga. Was wir beabsichtigten war... Noi volevamo assicurare le nostre elementari necessità di vita, né più né meno di come aveva fatto prima di noi l'Inghilterra. Ma Hitler, nonostante la sua ferma determinazione e nonostante la massiccia e implacabile azione aerea, non si sentiva abbastanza forte per invadere l'Inghilterra. E allora cerca una diversione. Dice di aver cambiato programma, di voler prima togliere di mezzo la Russia e poi penserà all'Inghilterra. Che cosa disse Hitler di un eventuale attacco alla Russia? Chiese uno dei difensori. Risponde Ribbentrop. Hat mir einmal gesagt. Mi disse un giorno, all'epoca in cui era stato informato dei preparativi della Russia contro la Germania, noi non sappiamo niente di quello che si nasconde dietro quella porta se un giorno fossimo obbligati a sfondarla. Questo ed altre osservazioni fatte a quel tempo dal Führer mi fecero capire che, forse in base a informazioni a lui pervenute, egli nutriva forti preoccupazioni circa la potenza dell'Unione Sovietica e circa l'eventualità di un suo spiegamento di forze. Ich habe daraus entnommen und auch anderen Äußerungen, die der Führer in dieser Zeit machte, dass er aufgrund der ihm vorliegenden Nachrichten über Russland sehr große Sorge
über die Stärke und eventuell Machtentfaltung der Sowjetunion hatte. Un'altra domanda. Quali elementi aveva Hitler per pensare che ci fosse pericolo di un'aggressione da parte dell'Unione Sovietica? Das war so. È il 22 giugno del 1941. Conferenza stampa al Ministero degli Esteri a Berlino. Ribbentrop dichiara: il Führer ha deciso di porre oggi i destini dell'Europa nelle mani dei nostri valorosi soldati. Il dado è tratto. La guerra è entrata nella sua fase più terribile. Si tratta ormai di annientare o di essere annientati. Rappresaglie contro le popolazioni civili sono spietate. Ordine a tutti i comandi. I commissari politici dell'Armata Rossa fatti prigionieri devono essere immediatamente eliminati. Dalla data di oggi, per ogni soldato tedesco ucciso dai partigiani dovranno essere impiccati non meno di 50 ostaggi russi. Firmato il comandante in capo, generale Keitel. Interi paesi, città intere vengono rase al suolo. Dio, Dio, quale mente diabolica può aver concepito simili orrori? Milioni di soldati russi vengono presi prigionieri e avviati ai campi di lavoro, ma centinaia di migliaia non superano le privazioni del viaggio e muoiono sotto il bestiale regime di vita al quale sono sottoposti. Ma di questi fatti la massa del popolo tedesco viene a conoscenza solo al processo di Norimberga. Uno dei testimoni più importanti a Norimberga, il capogruppo delle SS Schellenberg, creatura di Himmler, così rispose al giudice che l'interrogava. Sollen mit allen Mitteln der Rücken freigehalten werden. Era necessario proteggere ad ogni costo le retrovie e perciò bisognava spezzare qualsiasi resistenza e con qualsiasi mezzo. Da jeder Widerstand mit jedem Mittel zu brechen. Но вам известно, какими средствами осуществлялось это подавление. Ich habe später gehört, dass durch die Härte des Kampfes die Mittel auch sehr hart gewählt wurden. Ho saputo dopo quanto la durezza della lotta avesse inasprito anche i mezzi di repressione, ma l'ho saputo soltanto per sentito dire. Non sapevo che nei campi di concentramento e nelle repressioni delle sommosse fossero morte tante persone. Questo non l'ho saputo. Non ho visto nulla, non ho sentito nulla, non ci sono mai stato. Nemmeno Alfred Rosenberg, il filosofo riconosciuto dal regime e ministro del Reich per i territori orientali occupati, sapeva nulla. Non sapeva nulla nemmeno dei tesori che era andato rubando in tutta l'Europa. Ecco cosa disse del programma di lavoro obbligatorio. Ich habe ungefähr ein dreiviertel Jahr darum gekämpft, dass diese. Per tutto un anno mi sono battuto perché nei territori orientali si reclutassero per il lavoro solo volontari. Ben 7 milioni di lavoratori stranieri furono portati in Germania, ma di questi solo 200.000 erano volontari. Testimonio un altro imputato di Norimberga, il Gauleiter Sokel, sovrintendente al lavoro civile. I popoli sottomessi incominciano a ribellarsi. A Minsk, uno dei più spietati esecutori della politica colonialistica di Rosenberg, il Gauleiter Kube, è ucciso dai partigiani e a Berlino gli vengono tributate solenni onoranze. È l'inverno 1941-42, la morte miete innumerevoli vittime fra i soldati tedeschi nelle gelate pianure della Russia. Al loro fianco si immolano gli italiani venuti qui a morire per una causa che non è la loro. Sentite Göring come credeva di consolare coloro che in Russia avevano perduto i loro cari. E chi tornerà in Germania racconterà che li ha visti morire a Stalingrado. E questo perché così era necessario per la salvezza del nostro popolo.
Sicherheit unseres Volkes es befohlen hat. Ma la marcia non poteva fermarsi. Avanti, sempre avanti, fino al fatale epilogo di Stalingrado. La sconfitta incomincia a delinearsi in tutta la sua ineluttabilità. Ma Hitler non cessa di incitare il popolo stremato. State sicuri che nessuno ci potrà scacciare dalle nostre posizioni. Noi volevamo occupare tutti i centri vitali di rifornimento e li abbiamo occupati. E se ce ne sono degli altri, li occuperemo. E se qualcuno volesse sapere perché non attacchiamo in forza, si ricordi di Verdun. Noi preferiamo servirci di piccole unità di truppe celeri. Warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßen. L'iniziativa è ormai passata all'Armata Rossa. Guardate queste inquadrature girate in quel periodo da operatori russi. Superstiti di quella che era stata la più formidabile delle armate germaniche cadono prigionieri. Il maresciallo von Paulus, che si era valorosamente battuto, capì allora con quanta fredda ferocia lui e i suoi uomini fossero stati inutilmente sacrificati da Hitler. Pochi mesi dopo la caduta di Stalingrado, ecco come i migliori soldati del mondo furono costretti a sfilare nella Piazza Rossa di Mosca. E non era che il principio del loro calvario. Sono centinaia di migliaia di padri, di fratelli, di figli che vanno incontro a un destino ignoto ma terribile. Il tragico episodio di Stalingrado viene rievocato a Norimberga quando il maresciallo von Paulus, in qualità di testimone, viene interrogato da uno dei difensori. Der Tatsachen, die den Krieg gegen Russland als Angriffskrieg und verbrecherischen Überfall erscheinen. E non è stata proprio la sua obbedienza passiva che le ha fatto accettare una ingiustificata guerra di aggressione contro la Russia e che le ha fatto accettare l'ordine di resistere a Stalingrado fino all'ultimo uomo. Ich habe gerade erläutert, dass ich damals, als ich den Befehl übernahm. Come ho già detto altre volte, quando assunsi il comando non avevo la possibilità di valutare un atto il cui vero valore incominciò a delinearsi solo più tardi. Nicht in dem Umfang und in der Schärfe erkannt hatte und erkennen konnte. E si arriva così al fatto più misterioso di tutta la guerra. Si tratta delle famose fosse di Katyn e dei 10.000 cadaveri di ufficiali polacchi che in esse furono trovati. Il rappresentante russo a Norimberga accusa gli imputati anche di questo tremendo eccidio, ma essi respingono recisamente l'imputazione. La verità non si saprà mai, perché le fosse di Katyn vennero manomesse due volte, una volta dai tedeschi e un'altra dai russi. A Norimberga le accuse e le controaccuse si susseguono a ritmo serrato. La corte lascia la questione in sospeso per mancanza di prove. Ma torniamo a quel periodo in cui Hitler e i suoi seguaci speravano ancora nella vittoria. Il più grande condottiero di tutti i tempi, come lo chiamava Goebbels, ha completamente perduto il senso della realtà. E della sua follia continua a pagare il prezzo il popolo tedesco. Eppure com'era diverso nei momenti di tranquillità. Amava i cani, strane contraddizioni di un carattere. Qui a destra Himmler. In mezzo riconoscerete Heydrich. Ecco Goebbels. Splendido questo panorama, vero?
passo di danza. Ribbentrop. Piccole affettuosità tra Eva Braun e il ministro del tesoro Spatz. Ospitalità cordiale. Anche Eva Braun probabilmente aveva qualche lato buono. Sapeva stare allo scherzo, perlomeno. Ed era una sportiva. La vita deve essere austera. Essi vengono presi dallo Stato e educati secondo il credo nazionalsocialista. L'educazione individuale viene ostacolata in tutti i modi. È lo Stato che li deve forgiare e lo Stato ne farà degli eroi. Ma quanti di questi ragazzi finiranno immaturamente la loro vita sui campi di battaglia o in quelli di prigionia, prima del fatale 1945? Questi sono i responsabili di tutto quello che è successo. Delitz, Jodl, Göring, Keitel avrebbero potuto impedirlo se avessero voluto. E per questo adesso devono rispondere delle loro azioni davanti a un tribunale. Essi non hanno esitato a prolungare un conflitto di cui ormai si sapeva l'esito pur di guadagnare qualche mese di vita. Gli eserciti tedeschi sono battuti dappertutto. Le popolazioni sottomesse ma non rassegnate mal sopportano le imposizioni dell'oppressore. I confini che Hitler aveva così enormemente, ma altrettanto artificiosamente allargato, si restringono. Invano Goebbels cerca di infiammare le masse. L'entusiasmo del popolo tedesco è ormai soltanto esteriore. Eccolo mentre annuncia a Berlino, nel Palazzo dello Sport, la guerra totalitaria. E ora io vi farò una domanda alla quale voi dovrete rispondere di fronte al popolo tedesco e di fronte al nemico che in questo momento ci ascolta alla radio. In Inghilterra credono che i tedeschi abbiano perduto la fiducia nella vittoria. Ebbene, io vi domando, volete voi la guerra totalitaria? Goebbels è stato un maestro come trascinatore di masse. Come ministro della propaganda, Hitler non avrebbe potuto trovare di meglio. Erano continue le sue dichiarazioni, le sue iniziative propagandistiche e le conferenze stampa. Egli manovrava con abilità diabolica gli strumenti formidabili di propaganda che erano nelle sue mani: la stampa, la radio e il cinematografo. Propaganda sistematica, ma anche colpi di mano pubblicitari, come quando gli venne in mente di utilizzare il famoso Scorzeni. Subito dopo aver liberato Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso, Scorzeni ebbe un momento di grande popolarità in Germania e Goebbels lo utilizzò per distribuire decorazioni al valore nella città di Berlino devastata dai bombardamenti. Egli riusciva così a tenere ancora desto lo spirito di emulazione in un popolo ormai stremato dai sacrifici. Ma nemmeno l'abilità del ministro della propaganda riusciva più a chiudere gli occhi al popolo tedesco. E l'opposizione a Hitler si fece sempre più minacciosa. Questa opposizione si concretò in una congiura a cui presero parte molti altri ufficiali e che portò all'attentato contro Hitler del 20 luglio 1944. Ma Hitler purtroppo sfuggì all'attentato. Eccolo qui che riceve le congratulazioni per lo scampato pericolo dai suoi collaboratori alla Tana del Lupo, il suo quartier generale. Eccolo con l'imputato Walter Funk. E qui col capo della cancelleria, Heinrich Lammers, più tardi testimonia a Norimberga. Questo è il generale Schörner a colloquio con Himmler. Göring. Goebbels. A destra ecco il futuro cognato di Hitler, il capitano delle SS Fegelein, ucciso negli ultimi giorni di guerra per ordine dello stesso Hitler.
Il comandante in capo della Marina Germanica, che fu per un breve periodo successore di Hitler, così risponde al procuratore generale che gli chiede se si fosse mai occupato di politica. Mi sono occupato per la prima volta di politica il primo maggio del 1945, quando assunsi la direzione dello Stato. Non me ne ero mai interessato in precedenza. E poi la volta del ministro delle munizioni, Albert Speer. Es waren lediglich einige der grundsätzlichen Schaltfehler. Si deve solo ai banali errori che la mancanza di critica provoca in tutte le dittature, se Hitler prima del 1942 non poté avere un numero doppio di carri armati, di aerei e di sommergibili. Poi venne l'intervento americano, un altro fattore che Hitler non aveva messo a calcolo o che aveva sottovalutato, come è costume appunto delle dittature, naturalmente portate a sopravvalutare le proprie possibilità. E venne l'invasione del 44, con uno spiegamento di uomini e di materiali quale la storia non aveva mai visto. Le formidabili fortificazioni che in quattro anni erano state preparate con ritmo febbrile caddero sotto i colpi tremendi delle forze alleate. Vennero dal mare con innumerevoli tipi di mezzi anfibi. Invasero intere regioni col lancio dei paracadutisti. Gli alianti per sbarcare interi reggimenti. La difesa tedesca, basata tutta sul vallo atlantico, è travolta. La via per Parigi è ormai aperta per le truppe alleate e infatti la capitale non tarda a cadere. I partigiani prendono l'iniziativa, sono giorni terribili per i tedeschi che si trovano isolati, la caccia all'uomo è implacabile. Champs-Élysées assistono a una parata ben diversa stavolta. È il
il generale de Gaulle che viene festeggiato come eroe nazionale e liberatore della nazione. Sono gli ultimi sciagurati colpi di un regime che disperatamente si attacca a quel poco che gli è rimasto. Terre operosamente sottratte al mare dagli olandesi vengono allagate. Nella Francia orientale i partigiani passano alla guerra aperta. Un anno fa questo villaggio francese, Oradour, è stato dato alle fiamme dalle SS e molti dei suoi abitanti sono stati trucidati. Ma adesso nessuna rappresaglia, nessuna considerazione opportunistica potrà fermare la vendetta dei superstiti. Vengono recuperate le salme delle vittime. Alcuni dei responsabili dell'eccidio sono catturati subito dopo la liberazione e fucilati sul posto. Ma i maggiori responsabili sono qui, a Norimberga. Le forze aeree alleate ormai non trovano più opposizione nei cieli della Germania. E pensare che all'inizio della guerra Göring aveva promesso al popolo tedesco che mai un aereo nemico avrebbe violato i sacri confini della patria. Adesso i pochi aerei che ancora possiede la Luftwaffe sono distrutti sistematicamente appena si alzano in volo dalle strapotenti aviazioni nemiche. Le armi segrete delle quali si parlava da tanto tempo sono ancora allo stato sperimentale e non possono certo risolvere la guerra. Ecco una V1 diretta a Londra, ma non raggiunge il bersaglio. Altre vengono intercettate sul cielo dell'Inghilterra. Ecco la V2. Un lancio fallito. Non arriva sul bersaglio. Di qua, gloria e tragedia di due dittatori, Mussolini e Hitler al Brennero con il consueto apparato. Dopo la rivolta di un popolo stanco del gioco, con tutti gli scempi della guerra civile. Di là, Winston Churchill, il trionfo di un primo ministro che aveva promesso al suo popolo lacrime e sangue, ma che attraverso le lacrime e il sangue riuscirà a portarlo alla vittoria. La Germania è devastata da un uragano di fuoco. La guerra si svolge sul suo territorio adesso.
Il ponte di Remagen sul Reno cade intatto in mano al nemico. Le truppe alleate hanno via libera davanti a loro. Non ci sono più ostacoli per i carri armati. Eisenhower e Montgomery osservano una fase dell'avanzata delle forze alleate. Francoforte. La Goebbels è uno degli ultimi discorsi. Der ganzen Welt zu beweisen, dass Deutschland nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat über Millionen. Sappia il mondo che la Germania ha non soltanto sui fronti di guerra, ma su tutto il territorio nazionale, milioni di uomini pronti a combattere e decisi a combattere. E animati dalla volontà incrollabile di non ammainare mai di fronte al nemico la bandiera del Reich. Sia al fronte che in patria, la Germania ha dimostrato di essere una nazione di uomini e di donne determinati ad agire, non una nazione di codardi. Das ist eine Nation von Männern und wenn so tut, auch von Tod entschlossenen Frauen ist. Und nicht eine Nation von feigen Männern. Bandiere bianche. Ma Goebbels non si stanca di predicare la resistenza ad oltranza. Berlino deve essere difesa. Qui si concentra la resistenza contro i formidabili attacchi di tutta l'armata russa. Qui Hitler, nel suo rifugio corazzato, sembra che aspetti un miracolo. Ha proibito a chiunque di arrendersi. Ma la capitale sta per cadere. E Hitler si toglie la vita, sfuggendo così alle conseguenze ultime della sua follia. Tedesco invece che sopporta in tutto il suo peso l'immane tragedia. Il popolo tedesco, il cui più grande errore è stato mettere la sua capacità tecnica, il suo spirito organizzativo, la sua innata disciplina, la sua resistenza fisica e morale al servizio di pochi irresponsabili. Sono milioni di profughi tedeschi questa volta che percorrono ora il territorio rimasto in cerca di pace. È la storia che non perdona chi è ricorso alla violenza. Ben 10 milioni di individui sono stati perseguitati ed eliminati dal regime nazionalsocialista in nome della Germania. Perseguitati ed uccisi per motivi razziali e politici, o semplicemente perché avevano previsto che il nazismo avrebbe portato la Germania alla rovina. E i metodi inumani nei campi di concentramento non potevano certo essere ignorati, almeno dal gruppo direttivo del regime che li aveva istituiti. E sentite cosa dice Göring a Norimberga. Habe mich um die Konzentrationslager persönlich. Fino alla primavera del 34 mi sono interessato personalmente dei campi di concentramento. In Prussia comunque non ce n'erano più di due o tre e può anche darsi che alcuni di coloro che vi erano rinchiusi siano stati maltrattati. Maltrattati? Torturati a morte? I militari alleati che per primi entrarono nei lager videro cose che occhi umani non avevano mai visto.
e che menti umane non avrebbero potuto fino ad allora immaginare. Ecco le cifre. Soltanto a Bergen-Belsen furono trovati 12.000 cadaveri insepolti e 13.000 individui vivi ma in condizioni disperate. Queste scene furono proiettate dopo il processo di Norimberga e anche coloro che avevano abitato per anni vicino ai campi di concentramento si meravigliarono degli orrori che fino ad allora avevano solo vagamente intuito. Si era arrivati perfino ad eseguire esperimenti scientifici utilizzando i prigionieri come cavie, campi di annientamento con camere a gas e sistemi meccanici di trasporto dei cadaveri ai forni crematori. Nel solo campo di Auschwitz erano stati eliminati nelle camere a gas 3 milioni di ebrei. Tutti questi episodi furono ampiamente documentati a Norimberga. Si riuscì perfino a portare le prove che con la pelle dei prigionieri uccisi i guardiani fabbricavano oggetti ricordo nelle ore di riposo. Vennero anche mummificate teste umane come usano alcune tribù della Malesia e sentite che cosa disse Kaltenbrunner quando fu interrogato in proposito. Ich habe einen einzigen Befehl nach Mauthausen gegeben. Ho dato un solo ordine a Mauthausen, e cioè che tutti i prigionieri dovevano essere consegnati al nemico senza subire maltrattamenti di sorta. Ed ecco i diretti responsabili che pensavano di essere giustificati per il solo fatto che era stato loro ordinato. I comandanti dei campi di concentramento. I medici che avrebbero dovuto curare gli ammalati invece di fare esperimenti su di loro. Le SS femminili. Gli agenti di custodia. Ma Himmler, Hitler e gli altri non sapevano nulla di questa macabra organizzazione. Loro pensavano solo alla gloria della Germania, non si occupavano di questi particolari di così scarsa importanza. Himmler specialmente era un convinto sostenitore della superiorità della razza germanica. L'amore e la famiglia non avevano alcuna importanza per Himmler di fronte alle necessità di assicurare la supremazia della razza. Ed ecco come Kaltenbrunner, il braccio destro di Himmler, ha creduto di giustificare il suo operato. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler. Io so solo di aver messo tutte le mie energie al servizio del popolo tedesco.
Avevo fiducia in Hitler e se ho sbagliato è stata la mia assoluta fedeltà a farmi sbagliare. Si vede che questo era il mio destino. Assoluta fedeltà, cieca obbedienza, le forze che hanno creato e distrutto il Terzo Reich. Dopo più di 400 sedute durante le quali furono portati alla luce fatti sui quali nessun tribunale era mai stato chiamato a giudicare, viene chiuso il dibattimento. Ma prima di passare alle deliberazioni viene data un'altra volta facoltà agli accusati di assumere un atteggiamento nei confronti delle imputazioni. Si dichiaravano colpevoli ora? Volevano continuare a mentire? Avevano qualche argomento da portare in propria discolpa? Sentite quello che disse a questo punto il comandante in capo dell'esercito, Keitel. War nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Non sono stato in grado di impedire quello che si doveva impedire. Questa è la mia colpa. È tragico dover ammettere che il meglio che come soldato avevo da dare, e cioè obbedienza e fedeltà, sia stato così male usato. Com'è tragico non aver capito che ci sono dei limiti anche all'adempimento del proprio dovere di soldato. Und dass ich nicht sah, dass auch der soldatischen Pflichterfüllung eine Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. E sentite le patetiche parole di Fritz Sauckel. Unter keinen Umständen hätte ich mitgewirkt als deutscher Arbeiter. Io non avrei certo collaborato come lavoratore tedesco e per i lavoratori tedeschi se avessi saputo che cos'era la follia di una guerra d'aggressione. Dio protegga questo popolo che amo sopra ogni cosa e ridia pace al mondo. Mille anni non basteranno a cancellare le colpe della Germania, dice Hans Frank, governatore della Polonia. Franz von Papen invece attacca violentemente l'accusatore. Oder was gibt Sir Hartley Schuckhoff das Recht? Con che diritto Sir Hartley Schuckhoff usa questo tono di derisione e disprezzo? Egli dice che io ho preferito comandare all'inferno che servire in paradiso. Ebbene, signori dell'accusa, questo giudizio non è di vostra competenza. Albert Speer, che negli ultimi mesi di guerra era convinto della pazzia di Hitler, lancia un avvertimento all'umanità. Wenn aber ein moderner Industriestaat seine Intelligenz, seine Wissenschaft, una moderna nazione industriale che per alcuni anni dedichi tutte le sue menti, le sue risorse, le sue attrezzature e la sua produzione al raggiungimento della supremazia nel campo degli armamenti, può acquistare, anche se numericamente inferiore come potenziale umano, la capacità di soggiogare il mondo, quando le altre nazioni abbiano invece dedicato tutte le loro energie allo sviluppo della cultura e del benessere. E von Schirach dice, la mia colpa è aver educato la gioventù in nome di un uomo che si è reso colpevole dell'assassinio di milioni di uomini. Konstantin von Neurath, che aveva messo il suo nome illustre al servizio di una causa ingiusta, disse, so werde ich auch das zu tragen wissen und auf mich nehmen. Devo avere la forza di accettare e sopportare tutto questo come ultimo sacrificio per il mio popolo, che ho sempre e soltanto voluto servire. Ed ecco Hans Fritzsche, già commentatore alla radio di Stato della Grande Germania. Ich möchte die große Chance des letzten Schlussworts in diesem bedeutsamen Prozess nicht verschwenden mit der Aufzählung von Einzelheiten. Nun, non voglio sciupare quest'ultima possibilità che mi viene data di parlare, citando dettagli ormai privi di importanza. Voi non vi aspettavate nulla di buono da Hitler e siete tuttavia stupiti di quello che è accaduto. Mettetevi al posto di coloro che si aspettavano tutto il meglio da Hitler ed hanno invece dovuto constatare che la loro buona fede, la loro buona volontà, i loro ideali sono stati traditi. Io sono vittima di questa tremenda delusione come molti altri tedeschi ai quali l'accusa rimprovera che avrebbero dovuto sapere che cosa significava il fumo che usciva dai camini dei campi di concentramento. Aus rauchenden Schornsteinen in Konzentrationslagern,
oder aus dem bloßen Anblick von Häftlingen und so weiter. Siamo alle ultime battute dell'immane processo. Il silenzio più assoluto regna nell'aula quando il presidente si accinge a pronunciare le condanne che stabiliranno per sempre il diritto degli uomini a giudicare quelli fra loro che abbiano attentato alla loro pace e al loro benessere. Eccone alcune. Ribbentrop. Impiccagione. Keitel. Impiccagione. Göring. Impiccagione. Morte per impiccagione. Morte infamante. Il più grande processo della storia è ormai finito. I condannati vanno verso il loro ultimo destino, come Karl Hermann Frank, ex protettore del Reich per la Boemia e la Moravia. Essi devono pagare il sangue e le lacrime che i loro errori, le loro ambizioni, i loro egoismi hanno causato all'Europa e al mondo. Lasciano al popolo tedesco un'eredità che molte generazioni non saranno sufficienti a far dimenticare. Possa il tragico destino di una nazione che aveva messo le sue energie migliori al servizio di iniqui ideali essere d'esempio per il futuro a tutti i popoli della terra.